Ciao, sono Omar El Gozi, sono un corridore della Bardiani. Oggi farò soffrire il capitano. Ah, per me il lato positivo è la possibilità di correre con i migliori al mondo. Ragazzi, mi dispiace, ma dopo solo una ripetuta e mezza, devo dire, abbandono del peloton. Ciao a tutti ragazzi, è il capitano di P20 del Pendolo. Oggi siamo a Sant'Ambrogio di Valpolicella e andremo a fare un allenamento insieme al professionista della Bardiani, Omar El Gozi. Dopo qualche giorno di riposo dal mega giro con Enrico Moreno, la gamba sembra essere a posto, i battiti in regola, diciamo, e speriamo di tenere la ruota, perché sennò le riprese saranno veramente poche. Ah sì, volevo precisare, appuntamento con Omar ore 10, sono le 10 e mezza, ha bucato, ma comunque sempre puntuale ragazzo, sempre puntuale. 40 minuti dopo, ma siamo sulla ruota giusta. Ciao, sono Omar El Gozi, sono un corridore della Bardiani e ho 23 anni. Oggi farò soffrire il capitano. No, 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 fermo, come fai a soffrire il capitano? Qua c'è in programma oggi, secondo la tabella del tuo coach? Oggi 4 ore full gas. Prima salita di giornata, Torricelle, 4 km, pedalabile e via via. C'è solo un'ora e qua già la gamba non è il massimo. Vediamo la scusa da usare oggi. Omar, com'è la gamba oggi? Oggi la gamba è buona. Vi ricordate ragazzi, in pianura c'era uno che faceva il fenomeno a fianco al nostro amico Omar. Ecco, adesso eccolo là in salita che fa fatica. Anzi, cambia idea, gamba buona. Però bisogna dire sta roba, siamo sulla salita che ha fatto l'ultima tappa del giro, sia la cronometro. Cambia solo come la sua al quadruplo. Com'è il capitano oggi con te, Omar, in forma? Oggi lo vedo in grande forma, mi sta stupendo, ho paura. Va, che panorama che abbiamo, Omar, qua sopra Verona, vara qua. Amazing! Prima salita andata, chiudiamo la magliettina e ora partiamo con le domande. Omar, cosa ti ha fatto scattare la scintilla che ti ha portato a amare questo sport faticoso? Ma ho iniziato a correre in bici per caso, per il fatto che nel palazzo dove abitavo correva un ragazzino poco più grande di me e correva la squadra Osone Pescantina, dove poi mi sono iscritto all'età di 7 anni. Siamo ad Avesa, sto per iniziare la seconda salita di giornata, 7 km, si chiama La Cola. L'ho fatto anche una delle mie Strava Challenge, mi metto qua sopra il video. E ora proviamo a fare i lavori che fa Omar. Hai un po' di forza, proviamo, che oggi la gamba è buona. Prima ripetuta su 4, finita, sono già in blocco, mai molare. Vediamo se riesco a tenere anche le altre 3. Comunque lavoro, non riesco più a parlare di forza. 3 minuti di lavoro e 1 di recupero. Parlando sinceramente, la gamba, per il mio allenamento, era anche buona di Semo. Però devo tenere conto che lui è un prof, pesa manco, è una tabella, ma come una moto. L'unico momento che ho per ricongiungermi con Omar è quando fa 2 secondi di recupero. Omar, ti saluta Mario Chiesa, il tuo vecchio DS. Ciao Mario, grande. Omar, ma com'è stato arrivare fino al professionismo e che sacrifici hai dovuto fare? Com'è stato poi per la famiglia, per tutti i parenti che hanno sempre creduto in te? Arrivare professionista sicuramente ci vuole costanza, determinazione, sacrifici e tanta voglia di arrivare. E poi una volta passato, Omar, com'è stato per te, per la famiglia? Una gioia immensa, immagino. Mamma mia, sì, è una gioia immensa per tutta la famiglia, anche per me e tutte le persone che mi hanno seguito da sempre. Siamo qua fermi alla fontana in un paese speciale, ma veramente speciale. Poche case, poca popolazione, però c'è un però. Dove siamo, Omar? Dove siamo? A Monticchio siamo. E qua cos'è combinato in questo paese? Qua in pratica è venuta la mia prima vittoria da juniores, organizzata dall'Osonia Pescantina, squadra che ringrazio molto, dove ho corso da giovanissimo fino a juniores. E saluto tutti i DS che ho avuto, tra cui anche il direttore sportivo e ora attuale presidente Nicola Chesini. Ciao Nicola, grandissimo, numero uno, mai molar. Però allora io Omar ho la maglia 20 del Pendolo, te la maglia Bardiani, quindi sei professionista.
questo è il primo anno e cosa vuoi dirci? Le tue sensazioni? Quest'anno sono partito molto motivato, cercavo di lavorare al meglio in modo da fare una stagione migliore dell'anno passato, 2021, però purtroppo non sono riuscito a soddisfare le mie aspettative, quindi ho avuto un po' di cambiamenti nella tua preparazione e cercherò di fare un finale di stagione migliore. Ma sbaglio o il tuo preparatore, quello che sta allenando anche il sottoscritto, il capitano, sia Luca Zenti, cosa ti fa fare diverso? Oggi per esempio cosa hai fatto su quest'ultima salita? Esatto, il mio nuovo preparatore è Luca Zenti, che saluto. E oggi, la giornata di oggi prevede 4 orette con 2 salite e una ripetuta in piana ad alta cadenza. Discesa ragazzi, però prudenza. Ora Omar, dici un po' quali sono i pro e i contro dell'essere professionista. Per me il lato positivo è la possibilità di correre con i migliori al mondo ponendosi continui obiettivi personali. Contro, certe volte durante la stagione si hanno dei spazi vuoti tra una corsa e l'altra, quindi si corre poco. Sì, si corre poco e bisogna cercare di arrivare pronti e competitivi al 100%, e questa è una cosa da migliorare, da imparare. In pratica ragazzi, poche corse, ma bisogna essere sempre al top della forma. Terza salita di giornata, 1 chilometro, Masua si chiama, da Negrar. Siamo a 2 ore 20, 900 dislivello e niente, ora vado avanti a pedalare. Comunque, per chi non l'avesse capito, far l'influencer o lo youtuber non è mia così facile come pare a voi altri, perché bisogna andare forti in bici, stare al fianco dei campioni o degli amatori scoppiati, tenere il telefono fermo, parlare nitido, sciolto e fare il video. Siamo 2 ore e mezza, si è rimasti solo io e Omar, la gamba spinge ancora and now direzione Pendola. Avanti con la prossima domanda che mi sono scritto qua sul mio Garmin edizione Capitano, con la possibilità di leggere le note. No ragazzi, non esiste. Comunque, Omar, ci sei? Sei pronto? Qual è la corsa che sogni vincere e prima di tutto partecipare, magari in futuro arrivare a ottenere qualche grande risultato? Il sogno sicuramente è partecipare a un grande giro, quindi Giro d'Italia sarebbe veramente tanta roba. Poi col passare degli anni si può anche pensare di fare classifica. Inizia il pendolo ragazzi, ha detto al medio basso, io mi fido, ormai la salita sapete quanto è lunga com'è, perché ho messo il segmento Strava varie volte. L'unica differenza tra amatore e pro è che il professionista in pianura va regolare, in salita spinge con i battiti giusti e va forte, veramente forte. Invece l'amatore sempre lì, costante, al medio, 3 ore tutto al medio, quindi non c'è questa grande differenza, no, per tutti ovviamente. Niente da fare ragazzi, un pro è un pro. L'ho tenuto il primo chilometro a blocco, lui medio basso ha detto, poi sono saltato di brutto. Pendolo andato, Omar mi avrà dato 4 minuti, ma io sento di essere andato su con un buon ritmo. Vedremo alla fine su Strava, su fatto il mio miglior tempo di quest'anno. Dura, Omar va veramente forte ragazzi, veramente forte. E niente, vi riassumo in breve la situazione. Chiamo Omar per dirgli dove sei, mi fa 5 minuti, 5 minuti, tanto su altri 3 chilometri. Le gambe iniziano a fare veramente male, siamo a 3 ore, 1200 di dislivello, 79 km, media di 27. Ora per fortuna un po' di discesa. Finalmente ci siamo fermati qua alla fontana. Ricordatevi di mangiare perché sennò vi finite come me ultimamente. Omar, ti faccio l'ultima domanda perché sono finito, voglio andare a casa, ero partito bene, mi hai distrutto. Cosa ne pensi del Capitano, come chiedo a tutti, e del mio progetto Eventi del Pendola? Sinceramente ammiro molto il progetto del Capitano e lo vedo come un progetto veramente lungimirante che porta, diciamo, a conoscenza le aziende locali e sponsor, e inoltre anche porta a conoscenza, diciamo, delle piccole squadre giovanili della zona. Grande risposta, ma grazie della fiducia. E adesso cosa facciamo? Facciamo un'altra mezz'oretta, un'oretta, quanto siamo? Io 3 ore. Ora chiamiamo a casa e mettiamo sulla pasta. Va, metti a mamma, metti sulla pasta che sto arrivando. Intanto faccio un'altra mezz'oretta, Omar a fuoco, e poi a casa a dormire. Allora Omar, ti volevo ringraziare. Grazie a te. Per il tuo tempo, per la disponibilità, per aver partecipato a un video del Capitano sul canale YouTube che si sta veramente espandendo. Dico così perché dovete mettermi piace, iscrivervi, così che possiamo raggiungere sempre più persone possibili. Avanti tutto ragazzi e ci vediamo al prossimo video. Il Maemolar è arrivato anche a te? Certo. Puoi sempre in gara? Sempre. Sempre, magari non ha l'adesivo sul manubrio perché sennò lo sponsor non gli dà più la bici e va a correre a piedi.
Ciao ragazzi, al prossimo video. Sempre ovunque, video. Sempre, sempre. Ciao. Partenza, ore 10 della mattina, siamo arrivati ora che sono le 14. E per tutti quelli che dicono che fare l'influencer o lo youtuber sia facile, venite col capitano e guardate un po' di dietro le quinte dei miei video / interviste. Ciao a tutti, Maimolar.